Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: la vita di Claudia Gerini stravolta da un grande problema. Così la donna ha rivelato tutto sulla sua salute. Il mondo del cinema italiano conta al suo interno tantissime donne che sono state in grado di intraprendere carriere importanti. Riuscire a guadagnarsi il consenso del pubblico non è mai facile, soprattutto quando questo si aspetta tanto da te. E così serve riuscire a reggere il peso della notorietà, non sempre leggero per alcuni che hanno a volte anche la necessità di allontanarsi momentaneamente dalle luci della ribalta, amiche solo per riprendere fiato. Claudia Gerini. Tra queste di sicuro c'è Claudia Gerini, una delle attrici più amate dal pubblico cinematografico, e di sicuro donna in grado di raccogliere un grande consenso da parte di chi ama il cinema, ma non solo, ed è riuscito a cogliere l'essenza di quello che è il suo talento. Insomma, Claudia ha fatto un grande lavoro in questi anni, lavorando anche con tanti registi molto importanti che hanno contribuito ad accrescere non soltanto la sua esperienza sul grande schermo, ma anche quelle che sono le peculiarità per andare oltre il ruolo di semplice attrice. In questi giorni, ad esempio, la Gerini ha esordito nel ruolo di regista con il film Tapirulan, in uscita il 5 maggio. C'è, poi, anche l'aspetto della vita privata che raccoglie sempre grande attenzione. La Gerini non è una donna che alimenta il mondo del gossip, almeno non allo stato attuale delle cose. Claudia ha due figlie, una delle quali avuta dalla relazione con Federico Zampaglione, cantante dei Tiro Mancino. Claudia Gerini, la malattia che si nasconde dietro il successo. La vita della Gerini è stata condita da grandi successi, ma la donna ha avuto anche problemi grandi legati alla sua salute. Uno di questi, ereditato da sua madre, l'ha messa in serissima difficoltà, come raccontato a Ok Salute. Claudia, infatti, è una buona forchetta, ma proprio questo particolare aspetto l'ha portata a scoprire un grande problema. Riscontrando delle difficoltà digestive durante la sua vita, l'attrice si è sottoposta a degli esami che hanno riscontrato una sua intolleranza al lattosio, ereditata appunto da sua madre. Un aspetto, questo, che ha ovviamente condizionato il suo stile di vita e l'alimentazione. Un problema comune a molte persone, e che ovviamente va gestito nella maniera più attenta possibile per evitare di andare incontro a problematiche ancora più serie. Così la Gerini prosegue la sua vita, certo con qualche attenzione in più quando si tratta di sedersi a tavola. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.